Zero contagi dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Il virus non è arrivato dappertutto. Sono i cosiddetti comuni Covid-free, cioè che non hanno registrato nessun caso di coronavirus da quando tutto è cominciato. Se ne contano circa 150 sul territorio regionale, sulla regione Abruzzo. Alcuni di essi si trovano anche nell'area Peligno-Sangrina, dove tutto sommato il contagio è stato circoscritto, contenuto a un focolaio che ha preoccupato nella fase 1 dell'emergenza. Sono 62 casi Covid accertati dall'inizio, ma alcuni comuni hanno fatto registrare zero casi. Noi iniziamo questo viaggio tra i comuni Covid-free, cosiddetti incontaminati, la famosa Isola Felice, così si chiama nell'immaginario collettivo. Un biglietto da visita spendibile alla vigilia di una estate, sui generis, con un turismo tutto da rivisitare che ci porterà e porterà ovviamente l'utente anche a valorizzare la bellezza del circondario. Sindaco, esiste una ricetta, un segreto? No, non c'è O nessun è segreto, improprio parlare? è un mix perché sicuramente c'è una dose anche di fortuna, perché bene o male i cittadini ci sono sempre stati coloro che sono come me medesimo, ad esempio siamo stati, abbiamo continuato a lavorare e quindi andare negli altri comuni per ragioni lavorative. Credo che comunque molto va scritto al rispetto delle norme che ci sono state dettate dal governo centrale, quindi i concittadini sono stati molto rispettosi di tutto questo e abbiamo cercato di limitare proprio allo stretto necessario le uscite di casa. Era fondamentale ed è ancora continuo a dire che è fondamentale che ci sia il rispetto per noi stessi principalmente, che poi si tramuta anche nel rispetto degli altri. E devo dire che assolutamente, questo supportato anche dal comandante della polizia locale e anche dalla stazione dei carabinieri, hanno potuto confermare che i cittadini di Raiano, i concittadini di Raiano, siamo stati bravi e ligi nel rispetto delle norme. L'unico paese, perché ci curiamo con la mascherina. Rispettiamo le regole, la mascherina, la distanza e tutto quanto. Quindi, e Questo è il risultato. i risultati sono buoni, no? Seconda tappa nella valle del Sagittario ad Anversa degli Abruzzi. Anche qui Covid free, c'è nessun caso dall'inizio dell'emergenza. Sindaco, questo è dovuto solo, diciamo, è un caso fortuito o alla responsabilità dei cittadini? No, io devo assolutamente ringraziare i cittadini che hanno avuto un comportamento esemplare. Infatti, insomma, hanno capito subito la gravità della situazione e hanno rispettato tutte le norme e le regole che ci sono state imposte. Anversa sappiamo che è una delle mete turistiche più gettonate da sempre, tra la riserva del Sagittario e i suoi monumenti. Come cambierà la vita del paese in funzione di questo turismo da rivisitare, che però anche da coccolare perché sarà solo in Abruzzo quest'anno? Soprattutto nel periodo estivo, soprattutto ad agosto, dal 15 luglio al 15 settembre, è il periodo di massima affluenza, va riorganizzata perché i tavoli avranno bisogno di più spazio e perché qui in questa piazza abbiamo tre esercizi commerciali, è una piazza piccolina, quindi gli spazi andranno utilizzati tutti, quindi probabilmente le macchine resteranno fuori, occuperemo la piazza con i tavoli. Abbiamo lo stesso problema per i due ristoranti e per gli agriturismo, che però avendo spazio maggiore forse il problema lo sentono meno. C'è stato un impegno da parte di tutti, soprattutto a pensare, ecco, che la popolazione è quella che è, diciamo, l'anzianità ce n'è in questi paesi, quindi l'attenzione è abbastanza massima.
per preservare da questo pericolo del coronavirus. Quindi devo dire c'è stata una bella attenzione da parte di tutti. Fortuna è anche quella di vivere in questi ambienti, in questi paesini interni dell'Abruzzo, interni montani, dove la popolazione è bassissima e per cui non ci sono impiegati, scuole, dove ci possono essere affluenze di passaggio di operai, di impiegati, di studenti, per cui è un paese molto percentuale ricca di anziani come noi e per cui non abbiamo avuto, certo, la sfortuna di questo virus.